consegnare alla Presidenza i nomi da proporre all'Assemblea per l'elezione della Commissione di garanzia. Allora propongo all'Assemblea l'elezione della Commissione di garanzia nelle persone di Corigliano Antonio, non Fernando Corigliano, Corigliano Antonio Galiziano, detto il Re, Polidori Lara, Viola Vittorio, D'Andrea Francesco, Salvi Luigi, Palmisani Vincenzo, Quatraro Barbara, D'Andrea Mimmo, Ble Gaetano, che sarà indicato a presiedere la Commissione di garanzia, la cui elezione però per statuto è, avviene all'interno della stessa Commissione di garanzia. Ble Gaetano, dicevo, Ligonzo Claudia e Airo Carmine. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Così definisce il deputato del PD Davide Zoggia a proposito delle convenzioni. Quindi hanno votato in 7.000 circoli poco meno di 300.000 iscritti. Matteo Renzi al 46,7%, Gianni Cuperlo ha ottenuto il 38,4%, Pippo Civati il 9,19% e Gianni Vitella è leggermente sotto il 6%. I dati chiaramente, come dicevo, sono ufficiosi, sono stati diffusi dal deputato del PD Davide Zoggia. E che ringrazio di aver messo a disposizione del partito, come ringrazio tutte le componenti e soprattutto tutti i delegati che, diciamo, cammin facendo non solo hanno raggiunto un livello di unità importante, ma mi auguro, perché i tempi sono contingentati e sono tanti gli interventi, che si possa ritornare a parlare di politica, evitando enfatizzazioni, evitando anche di fare i tafazzisti, lo dico per l'intervento precedente, perché per i nuovi delegati non siamo stati degli sciagurati. Questo partito è stato condotto ed è stato amministrato, tra virgolette, e ha portato avanti delle battaglie, ne ha vinte 6 su 6. Poi ogni volta che si guarda indietro si può fare corso per ricorso storico, ma piangere sul latte versato o far finta che le assemblee non hanno deciso o che le direzioni o gli esecutivi alla unanimità non hanno deliberato quello che quel partito ha fatto e quindi la percentuale più alta in Puglia, per esempio, alle politiche, quello che il partito ha fatto, riportare il PD al governo della città, avere e portare a Taranto l'assessore regionale, cosa, diciamo, che non era scontata, o vincere le elezioni provinciali o ritornare alle elezioni regionali. Ma non voglio toccare argomenti che guardano il passato, vorrei soltanto che noi ragioniamo molto più seriamente sui contenuti e sulle argomentazioni, evitando di far passare l'idea di un gruppo di persone che si mette d'accordo chissà per quali altri fini o interessi. Perché questa è l'idea sbagliata che diamo alla città, ai cittadini. Noi dobbiamo parlare di politica, dire perché abbiamo fatto delle scelte e dire che nel momento più complesso, più complicato e più delicato della vita del paese, fare politica è molto più difficile, perché l'antipolitica, i ciarlatani, coloro i quali continuano a sbraitare, a sparlare, non conoscendo né fatti né atti, non fanno alcuna proposta e continuano a fare confusione nella testa delle persone. Circoli, non chiamate solo gli amici degli amici o i potenti, chiamate il partito, chiamate l'onorevole, chiamate i tre consiglieri regionali, chiamateli a dare conto dell'attività, perché vi garantisco che l'attività che stiamo facendo, e purtroppo avendo perso l'assessore regionale in giunta del Partito Democratico, abbiamo una fase molto più delicata e complicata.
nel portare a casa i risultati. Io mi sono dimesso da segretario di questo partito, io sono contro i doppi incarichi, li lasciai 6 mesi prima perché dovevo fare la campagna elettorale per le regionali e non l'ho fatta da segretario del partito. Quindi anziché continuare a richiamare alla responsabilità i doppi incarichi, facciamo anche tesoro di quello che come partito abbiamo fatto e deciso insieme. Certo, le battaglie sono tante, quella ambientale è una battaglia importante, però mi auguro e spero che chi ha avuto modo di affrontare le questioni venga chiamato con le carte, con gli atti alla mano, a spiegare alcune questioni, a dire come noi ci riposizioniamo e che cosa chiediamo, pretendendo da ogni livello, a partire da quello circoscrizionale a quello europeo e viceversa, per evitare che Taranto diventi una passerella, come lo è stato in passato per altre questioni, perché i cantieri del porto non sono venuti per opera dello Spirito Santo, e parlo da cattolico e da cristiano impegnato, a modo mio, ma sono venuti perché c'è stata una classe politica che ha ripreso in mano un cammino, attività e lavoro che la giunta regionale ha fatto portando qui. Certo, il centro salute ambiente non è partito il 1 ottobre, parte il 1 dicembre, ma sono state assunte le persone, bisogna trovare la locazione. Ho chiesto al comune di Taranto, ringrazio il capogruppo del PD con il quale a Bari abbiamo parlato, perché il comune di Taranto dia il prima possibile i baraccamenti cattolici, ma con atto ufficiale alla ASL, altrimenti non potremo spendere i soldi già stanziati dal bilancio 2011, o sbaglio, onorevole Pedini. Allora, diciamo anche queste cose diverse, sappia trovare le ragioni per parlare di politica, per tracciare una linea. Io sicuramente da segretario ho fatto tanti errori, ma ho condiviso sempre con tutti. 6 su 6 le abbiamo vinte. Certo, diciamo, mi sarebbe piaciuto un partito che facesse le battaglie per un nuovo assessore regionale, o un partito che fosse stato vicino a me, alla mia componente, quando abbiamo detto che Taranto non poteva essere rappresentata da un solo parlamentare. Non ha parlato nessuno. Il partito dove sta? I territori dove stavano? E al grido d'allarme di perdere anche una postazione, ho sentito parlare nessuno. Con senno di poi sento parlare tante persone. Allora facciamo in modo che il nuovo corso metta nelle condizioni il segretario, il presidente, di avere più forza, più voce in capitolo, perché questo non può essere più il territorio delle passerelle. Questo è il territorio che deve avere risposte, e noi di risposte diverse ne possiamo dare, per esempio chiedendo al ministro Lupi di dare certezza e non di rinviare al 2017 l'ultimo dei 3 impegni su rete ferroviaria italiana, perché il porto diventi certezza e non chiacchiere, perché questo procrastinare in avanti fa perdere, diciamo, la pazienza alle persone. Perché tutto quello che abbiamo preparato sull'aeroporto, il 25 ci sarà la relazione di rete ferroviaria italiana e ANAS, ci metta nelle condizioni di guardare un'idea di sviluppo e di futuro, perché entro il 2015 siano esigibili le risorse per portare l'ufficio sanitario del porto e quindi avere un ufficio sanitario che in entrata e in uscita controlli le nostre merci, perché l'agroalimentare non parte da noi ma parte da Macerata e da Salerno. Continuare questa azione con rispetto, però il rispetto deve essere reciproco. Noi dobbiamo mettere, diciamo, nell'ambito della corretta relazione il rapporto eletto cittadino, rappresentante istituzionale e politico cittadini. I cittadini devono avere rispetto delle istituzioni, perché questo sbeffeggiamento non fa altro che allontanare le persone, e noi non ce lo possiamo permettere, perché la gente deve decidere assumendosi la responsabilità di scegliere uomini e donne capaci di andare nelle istituzioni e di farsi rappresentare. E quando le istituzioni non rispondono, abbiamo il dovere di convocare le assise e le riunioni e soprattutto gli organismi competenti per chiedere risposte. Io sarò anche, cioè vengo anche dal mondo agricolo e ne sono orgoglioso, lo dico, perché qualcuno in periferia, per denigrare l'attività, dice: ma quello è il consigliere dei muri a secco. Se uno guarda il muro a secco è fatto di tante pietre. Nella mia vita ho fatto tante cose, tanti lavori, ma con molta umiltà ho saputo tenere insieme la pietra, la coperta, quella che chiude il muro a secco, e la pietra piccola, quella che chiude i buchi.
Io da segretario del partito ho portato il partito a questa considerazione, ma con l'aiuto di tutti, anche di coloro i quali fino alle 3 di notte ti facevano scoppiare e trovavi la soluzione, e alle 6 meno un quarto ti dicevano che quella riunione non aveva avuto senso, bisognava rimetterla in discussione. Questo è il modo che noi non dobbiamo più mutuare. Non lo dobbiamo mutuare. E scusate se ho preso qualche minuto in più. Stiamo nella nostra assemblea, ci dobbiamo parlare come nostro solito di estrema franchezza. Avete visto, non ho partecipato e non partecipo a posizionamento o a comunicati. Dispiace leggere che la componente che fa riferimento a me è una componente minoritaria. Non fa niente. Siamo persone, uomini e donne, che vogliamo dare il nostro contributo al partito. E abbiamo dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato mai bisogno, ma per qualche sprovveduto va anche sottolineato questo, che c'è un rispetto istituzionale, un rispetto degli uomini e un'idea di partito che include e non esclude. Un'idea di partito che tiene insieme da Vetrana fino a Ginosa Marina, passando per Martina Franca. Qualcuno si dimentica che fa parte della provincia di Taranto, ma sta nella provincia di Taranto responsabilmente e anche con piacere. Ve lo dico io che sono un cittadino martinese. Questo lo dico perché vorrei ricordare a tutti noi che questo territorio, se parla in maniera unita e coesa, può vincere qualche battaglia, ancora più forte, ancora più importante, perché le lobby, quella barese e leccese, hanno più uomini e più donne di noi, come territorio sono più grandi e fanno più massa critica, al di là di chi propone qualcosa. Questa è, diciamo, una costante che in questi miei primi 8 anni di politica ho potuto verificare, ho anche, diciamo, apprezzato, perché loro comunque fanno squadra e loro hanno apprezzato quando noi abbiamo chiuso facendo squadra. E vi devo dire, questa è la nota più di orgoglio che posso riportare all'Assemblea, per dire non parliamo sempre di cose negative. Io mi sono dimesso, poi c'è stato l'assessorato regionale. Bene, quando Pedillo ha fatto l'assessore regionale, noi siamo stati rispettati di più. E il rispetto non è sul nome delle persone o perché era del Partito Democratico, era per il lavoro quotidiano e per l'attività che si metteva in campo. E onestamente, portare a casa risorse dal bilancio per l'ospedale, e l'ultima riunione della Commissione ha dimostrato che siamo quelli nella fase più avanzata, e attendiamo entro il 20 di dicembre che il governo firmi l'accordo di programma rafforzato, cioè che metta di fatto i soldi. E che rispetto a questo il centro salute ambiente è stato una invenzione di quel bilancio, e che al centro di salute ambiente la deroga sulle assunzioni, e c'è anche, diciamo, ve lo dico con estrema franchezza, tanta responsabilità, ma soprattutto un ritorno importante per quello che è il riconoscimento che i cittadini ci danno e ci possono dare, perché siamo l'unico partito che fa un congresso, che parla e che non ha un nome nel suo simbolo, perché anziché personalizzare, ed è l'unica critica che mi permetto appartenendo all'area Renzi, ho fatto al leader, non per, per costruire, perché a Bari non ha parlato di sud e deve riempire di contenuti quelli che sono i progetti politici a favore dei giovani e delle idee e le direttrici di sviluppo, perché un leader si riconosce da questo, e ha 34 anni, le carte sono buone, ma noi dobbiamo collaborare perché quella proposta diventi più forte, diventi quella del Partito Democratico. Grazie a